Professor Michetti, archivio liquido, cosa vuol dire? Quali scenari dobbiamo proiettarci e come fare per farci trovare pronti? Archivio liquido vuol dire che le tradizionali categorie stanno un po' cedendo sotto la pressione delle innovazioni tecnologiche. Ciò che prima riuscivamo a qualificare immediatamente e facilmente come archivio corrente di deposito e storico, oggi forse meritano una riconsiderazione proprio perché l'ambiente digitale ci impone un ripensamento. Un ripensamento di queste categorie e anche di altre. Penso ai problemi che stanno emergendo anche nel corso del convegno, come quelli della autenticità, della provenienza, dell'integrità degli oggetti. Ecco, affrontare questi problemi oggi richiede sicuramente un ripensamento delle categorie tradizionali, sperando di trovare dei nuovi modi, delle nuove logiche, dei nuovi modelli con cui affrontare il futuro che ormai è già qui.